Ciao a tutti ragazzi! Ciao! Oggi io e Alissa proveremo e giocheremo con questi due nuovi set di Washimals di Crayola! Sì, allora... Qui cosa abbiamo? Una specie di giostra, mi sembra! Sì, tu colori gli animali, la metti qua, giri la ruota e te li lava! Wow! Ma bellissimo! E qua invece che cos'è? Abbiamo la casetta dei Washimals. Che carina! Noi i Washimals già li conosciamo perché già abbiamo aperto qualche confezione, li abbiamo anche già fatti vedere qui sul canale, però ogni volta escono dei set nuovi con dei nuovi modi per lavarli. Sì. E quindi è sempre divertente provarli. Sì, qua sulla finestra c'è lei con la frutta. Sì. E lei. Oh, anche questi sono da colorare. Sì, oh, guarda che bella questa. Ma vediamo un po' che animali ci sono, perché il bello dei nuovi set di Washimals è che aumentiamo la nostra collezione di animaletti. Allora, questo è un gattino che si guarda allo specchio. Questo invece è una mucca. Sì. Un cavallo e questo pupuccino carinissimo. Qui invece c'è una gattina e una cagnolina. Come che rabbia. È vero. Allora, li apriamo così iniziamo subito a provarli e vediamo come funziona questa manovella, perché sono troppo curiosa. Ok. Spacchettamento. Allora. Poi vi anticipo che c'è anche l'app e si può interagire anche con l'app, perciò dopo ve lo faremo vedere. Qua si può aprire. Ok. Questi si dovrebbero mettere così. Vedi che bello, facile. Ok, ecco qua. Qui abbiamo tre colori, i vari accessori. Questo va così. Qui ci va la vasca, vedi che c'è lo spazio apposta. Ok, questa è la palla con cui possono giocare. E poi la spazzolina per spazzolarli. Sì, guarda mamma. Oh, guarda, sembra proprio Bia. Ma a me piacciono troppo queste casette. Ok, allora i nostri primi due animaletti sono pronti. Dopo li coloreremo, però apriamo anche questo, perché io voglio vederlo assolutamente. Così dopo, prima coloriamo tutto e poi laviamo tutto, perché magari anche loro vogliono farsi un giro su questa specie di giostra. Attenzione! Allora, abbiamo aperto tutto. Guardate che bello! E guardate quanti colori! Guarda, Alissa! Ma sono delle tonalità bellissime! Prendiamoli! Allora, lui è già posizionato. Vedi così? Vediamo come vanno agganciati. Vanno messi qui e poi attaccati così. Dopodiché si gira e si lavano, perché qui sotto lo dobbiamo riempire d'acqua. Sì. Oh, non vedo l'ora di provarlo. Poi ho visto anche questo specchio che ti fa troppo ridere, perché ti fa tutto uno stranissimo. Perché questo è il tipico specchio dei Luna Park. Sai, quelli che ti deformano, no? Sì. Voglio farle tutte però. Certo, tutti li facciamo. Io inizio da questa gattina, perché mi piace, mi ricorda troppo Bia. Io da lei invece. La gallina. Sì. Ok. Io la chiamo Giuseppina. Giuseppina la gallina, mi piace. Guardate. Non vedete. Ah! Vuoi vedere? Sì, vediamo. Pronta? Ma che è la gallina blu? Bellissima. Guardate che carina, la adoro. Bellissima. Io passo al prossimo animaletto. Lo volevi fare tu il cane? No, io voglio fare la mucca. Ok, allora io faccio il cavallo. Cane. Ma che fai? Ok, io ho finito. Vediamo. Super colorata. Anche tu. Dopo ti metto anche a te lì dentro. Ti faccio fare un giro nella lavatrice dei Washimals. Io sto un po' mischiando anche i colori blu e viola, che formano un bel... Ecco fatto, io ho finito pure. E anch'io ho finito la mia cagnolina. Ok. Ok. E mi mancano questi due. Io faccio il cavallo e io faccio la gattina. Allora, a me piace fare i nasini rosa. Ho fatto la criniera blu. Io gli faccio un collarino. Un campanello.
campanellino, anche se in realtà ai gatti non bisogna metterlo il campanellino perché gli dà molto fastidio. Pensa che brutto deve essere camminare, andare in giro e ogni tuo passo senti dring 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 e non ti puoi mai muovere senza sentirlo. Lei è una gattina magica e le facciamo una bella luna. Poi aveva anche dei pua. Guarda. Bello! E la mia gattina ti piace? Sì, è bellissima. E guarda sotto le zampine. Oh oh, ragazzi, ci eravamo scordati del cagnolino che era rimasto legato lì, che si è già fatto un bagno. Però aspetta, guarda, con le mani sporche di colore lo sto colorando. Colorazione alternativa! Sì, perché poi sai che i colori, questi qua, quando sono bagnati, lasciano un sacco di sfumature. Guarda se tu adesso colori qui che è bagnato, che bello che viene. Comunque, prima di sciacquarli, osserviamo i nostri piccoli capolavori. Guardate che belli. Ok, io inizierei da lei. Ma la vuoi provare subito nella giostra? Sì. Ok, l'abbiamo fissata. E ora fagli fare un giro. Bella! Guarda come si sono fusi! Guarda qui! Wow! Ok, un altro giro. Vai! Ora un po' di più. Oh. Wow. Adesso si sta schiarendo perché si sta lavando. Così si può anche vedere. Sì, si vede proprio il processo mentre si pulisce. E poi possiamo anche però dargli una lavatina, perché poi anche questo è il divertimento, no? Immaginare che siamo una tolettatura di animali. Ok, vai, gira gira, fagli fare qualche giro veloce. E questa era anche difficile da lavare perché era super colorata. Eh sì. Voglio anche provare a metterne uno qui nella vaschetta della casetta perché è troppo carina anche lei. Lei. Prima però gli faccio fare lo scivolo. Poi gioca un po' con la palla. Col gomitolo gigantesco. È vero, un gomitolo gigantissimo. E poi 1, 2, 3. Splash. Un piccolo shampoo. Secondo te sta gradendo questo gatto? Secondo me sì. Non mi sembra che si stia lamentando. E ta-da! Anche lei è come nuova. Allora, aspetta, facciamo una cosa. Mettiamone uno qua e la mucca. Ok, ora mettiamo anche la gattina. Gira. E vediamo il gattino. Wow! Bello. E la mucca, vediamola. Che carino pure lei. Facciamoli fare dei giri e poi prendiamo anche la spazzolina. Oh, e ci stavamo scordando di lei. La più colorata. Questa sarà la più bella di tutti. Ok, vai. Vediamola. Wow. Ok, lasciate. Vai, vai, fagli fare un po' di giri. Ed ecco qua, i nostri Washimals sono tornati belli puliti. E una volta che abbiamo finito di giocare con i Washimals veri, di colorarli, e ci vogliamo magari rilassare un pochino con il tablet, c'è anche l'app di Crayola Washimals. Scarichiamola e proviamola subito. Dai, vediamo. Io sono un sacco curiosa. Wow, hai visto che bello? C'era tutto lo schizzo di colori. Sì. Oh, bella. Wow. Vai, vai, play. Hello. Già che ci sono i pets, ci piace. Nuovo cucciolo sbloccato. Wow, è bellissimo. Oh, che amore. Ma è un lupo? Un lupo a chiotto? Sì, è tipo un lupo. Che bello, possiamo colorarlo. Possiamo fare Washimals virtuale. Che bello, puoi fare di tutto un colore. Allora. Ok, scegli la base. Così, dai. Base gialla, ok. Ma anche diversi tipi. Anche il timbro. Proviamo questo. Ciambella. Il cane ciambella. Cosa? No, ho capito. Tu gli fai tipo questo disegno e poi lui lo mette. Glielo applica. Vediamo. Ok, bellissima. Vediamo adesso cosa succede. Aspetta, ci serve anche proprio l'impasto. Ecco. Vai, vediamo che succede. Dove glielo farà? Vediamo. Gira. Gliel'ha applicata qui in testa. Perché noi l'abbiamo fatta solo in un angolino. Da tutte le parti. Sì. Però vedi, gliel'ha messa in dei punti così casuali. Perché tu dovevi fare varie ciambelle per tutto quel quadrato. Sì. Mi sa che qui gli fai tutta la visita veterinaria. Vediamo quanto pesa. Okay. Ah, ti dà dei punti, vedi? Ah, vediamo. Hai preso un nuovo cucciolo.
cucciolo! Nuovo cucciolo aggiunto. Ma è bellissima questa app, ragazzi. Ma è fatta benissimo. È un gioco vero e proprio. Sì, è bellissimo. Ed è gratuito. Ah, adesso vuole l'orso all'anguria. Perfetto, ti adoro. Cliccalo. Ah, è vero. È un distributore. Perché prima non mi aveva. Al calzino puzzolente. Guarda che bello. No, questa sono io allora. Li misuri. E poi che fa? Questo vede se ha la febbre forse. Ok, andiamo a lavarti, piccolo. Ah, lì c'è il mare. E lì dentro? Non lì per fare la popò. Ma dove, dov'è che si va fuori? Ecco. Ecco, la va giù. Ok. Trovato. Insaponato, risciacquato e tornato pulito come quelli veri. Va bene, insomma, c'è tantissimo da scoprire anche con l'app. Sì? Guarda, possiamo aggiungere un cucciolo con la nostra confezione, vai. Allora, scansioniamo il codice a barre. L'ha riconosciuto! Wow. E così sblocchiamo gli altri cuccioli! Che bello! E allora anche del Luna Park! Sì, dai, prendi, prendi! Eccolo! Wow! Ecco qua, 5 animali! Guarda, 8 animali ora abbiamo! Dobbiamo continuare a prendere altri... Altri set? Sì, altri set, così possiamo sbloccarne sempre di più. Giù, eccoli qua. Eccoli qua, con tutte le stelle anche. No, aspetta, che cos'è? È un videogioco. Ma è bellissimo. Ma questa app è piena di cose. Non ci basta tutta la sera per scoprirle tutte. Serviva un video a parte solo per provare l'app. Mamma, ho fatto il doppio salto. Brava. Ok, io ho preso un'altra vita. Ho perso, ma guarda quante gemme. E poi queste gemme le potrai spendere in qualche modo, immagino. Guarda. Va bene, Alice, io adesso ti lascio giocare, però prima voglio sapere, ti sei divertita? Troppo. Bene, anch'io mi sono divertita tantissimo, ma io mi diverto sempre con i Washimals, perché quando ci sono i giochi creativi, eccomi, io ci sono e mi diverto sempre un sacco. Sì, pure io. Bene, allora ragazzi, io vi lascio nel link in descrizione i set che abbiamo provato oggi, così li potete subito trovare. Per oggi io e Alissa vi salutiamo e ci vediamo al prossimo video. Ciao! Ciao.